Allora, proviamo a fare questo esercizio. Vogliamo determinare, vogliamo progettare un albero a vita infinita con un fattore di sicurezza pari a 2. Il carico di rottura del materiale è 700 MPa, lo sollevamento 560, il limite di fatica 210. Questi che vedete applicati qui sono un momento flettente e il momento torcente nella sezione critica, che sono suddivisi per ampiezza e carico medio. Questa è la configurazione tipica del momento flettente. Vogliamo trovare il diametro minimo utilizzando le quattro relazioni che tengono conto della presenza del carico medio e fare un confronto tra le quattro equazioni. C'è nell'albero un intaglio di cui non conosco la geometria, in questa sede non mi interessa, però in qualche modo ho determinato il fattore di intaglio, che è pari a 2.2 per il momento flettente e 1.8 per il momento torcente. Allora, poiché voglio risolvere il problema a vita infinita, quello che devo fare è scrivere queste equazioni per quale punto particolare. Poiché non ho altre indicazioni, per me questo è un valore a 10 alla 6 cicli, quindi scriverò quelle equazioni a 10 alla 6 cicli. Ve li riporto. Scrivo Goodman. Io ho quella generale che è di questo tipo: sigma ampiezza limite più carico medio più rottura uguale 1. Poi ho un coefficiente di sicurezza, ho un K con F che moltiplica l'ampiezza. Questo è Goodman. Analogamente tutte le altre, lo vedremo passo passo quando facciamo i conti. Va bene? Per Soderberg userò un serramento, per Gerber mi devo ricordare che qui ci va un quadrato, per l'asma ellittica i quadrati sono 2. Questa è stata scritta a 10 alla 6 cicli. Quando è che ho vita infinita? Ripeto ancora una volta, ve lo faccio vedere sulla curva di Goodman, ma vale per tutte e quattro le relazioni, il ragionamento. Quello che io ho fatto è questo, a 10 alla 6 cicli, ho tracciato l'equazione di questa retta, la mia coppia sigma A sigma N mi dà una retta di carico, mi sto mettendo su questo punto qui, considerando le correzioni del K con F e del coefficiente di sicurezza. Ora, in questo caso dobbiamo scrivere, ripeto, per tutte le equazioni che ho visto con questo tipo di espressione, questo sigma ampiezza limite lo conosco, questo carico di rottura lo conosco, questi sigma con A e sigma con M li devo andare a determinare dalle condizioni di carico che io ho. Vi ho detto che nel caso particolare quello che posso utilizzare è Polisis, quindi vi vado a ricavare una sigma ampiezza equivalente che è pari alla sigma ampiezza al quadrato più 3 tau ampiezza al quadrato e un carico medio equivalente che è pari al sigma medio al quadrato più 3 tau medio al quadrato. Cancello la traccia. Scrivetevi sul quaderno anche le altre relazioni perché ci serviranno. Vi riporto brevemente qui. K con F, sigma ampiezza,
lunghezza limite più sigma con n sigma fortuna uguale 1 su n, poi k con f sigma con a sigma ampiezza limite più sigma con m sigma serramento 1 su n, questo è Soderbergh, k con f sigma con a sigma ampiezza limite più sigma con m su sigma y su sigma r, scusate, al quadrato 1 su n, e poi k con f sigma con a sigma ampiezza limite al quadrato più sigma con m sigma con r al quadrato 1 su n. In realtà anche n andrebbe al quadrato, adesso lo vediamo quando facciamo i conti, nel senso che questo n qui, quando io lo moltiplico, qui è semplicemente n, qui va messo dentro il quadrato. La stessa cosa per l'asma ellittica, io qui l'ho scritta così soltanto per semplificare il passaggio. Allora, sulla base di questa espressione io mi devo trovare l'ampiezza e il carico, meglio l'ampiezza chi va, chi, dove viene fuori la sigma ampiezza del momento flettente è uguale a 32 momento flettente ampiezza pi greco di al cubo. Il carico medio dovuto al momento flettente sarà 32 momento medio pi greco di al cubo. Analogamente per la tau ampiezza sarà 16 momento torcente ampiezza pi greco di al cubo, e tau medio 16 tau medio pi greco di al cubo. Scusate, tolgo questa etta, tanto si capisce, è legata molto. Questi sono i valori che io dovrei utilizzare qui dentro, nella von Mises, per cui la sigma mi viene dal momento flettente, la tau mi viene dal momento torcente, abbiamo supposto in fase le momento torcente al momento flettente. Professore, scusi, nella curva ellittica dovrebbe essere il carico di snervamento. Sì, scusa, mi sfuggì perfettamente la ragione. Allora, vediamo di scrivere queste equazioni. La mia incognita è D, quindi io queste equazioni me le devo scrivere con la mia incognita, per cui qui dentro io avrò una sigma ampiezza equivalente che sarà pari alla radice di 32 ma di greco di al cubo per il k con f di flessione che era 2,2, vero? Questo va al quadrato più 3, 16 t con a per il k con f del momento torcente. Abbiamo detto che noi i coefficienti correttivi li mettiamo solo sull'ampiezza, quindi li sto mettendo solo sull'ampiezza. Greco di al cubo al quadrato. Per il carico medio devo scrivere un'espressione analoga a questa, in cui non ci sono i k e invece dell'ampiezza c'è il carico medio rispetto a valori iniziali. Quindi riscrivete questa espressione mettendo il carico medio qui, togliendo i k con f, e avete la stessa espressione. Chiaro? Quindi ne dovete considerare due. Poi la sigma a così determinata e la sigma media così determinata la dobbiamo riportare nelle curve che vedete lì. Usiamo Gerber, ripeto, quello che dico
vale per tutte e quattro le espressioni. Sto usando Gerber, ma voi potete fare i conti con una qualunque, dovete fare i conti con una qualunque di quelle espressioni. Se uso Gerber, prendo questo coefficiente correttivo e me lo porto dall'altro lato. In realtà io dovrei scrivere n che moltiplica la radice di kf 32 aumento ampiezza pi greco v al cubo al quadrato più 3 k con f di torsione 16 momento ampiezza y greco di al cubo al quadrato, questo su sigma ampiezza limite. Poiché io voglio vita infinita, devo trovare il diametro t per avere vita infinita, devo risolvere queste quattro equazioni rispetto al diametro d, quella è la soluzione, chiaro? No, scusate, questo è più, termine analogo in cui io ho n radice k con f alla f 32 momento medio y greco d al cubo al quadrato più 3 16 t con m y greco, scusatemi, questo non ci vuole, mi sono sbagliato, al quadrato, questo sul carico di rottura uguale a 1, uguale a 1 perché l'n l'ho portato dall'altro lato. Se io risolvo questa equazione rispetto a d, ho trovato, vedete, io conosco tutto, questi valori di m io ce li ho, i valori di sigma ampiezza limite e rottura ce li ho, il coefficiente di sicurezza lo conosco, l'unica incognita che ho è il diametro d. Risolvendo questa equazione rispetto a d, ottengo dei risultati che andremo ad analizzare. Per semplicità, quello che voi potete fare, potete togliervi fuori i termini simili. Per esempio 32 pi greco di al cubo lo potete togliere fuori dalla radice, o magari potete togliere 16 pi greco di al cubo, il che significa che qua ci resta 2. Io per semplicità ho fatto in questo modo, ho chiamato a questo termine 4 k con f al quadrato n a al quadrato più 3 k con f al quadrato t a al quadrato e b 4 n al quadrato più 3 t m al quadrato. Là potete mettere in evidenza 16 pi greco d al cubo, lo mettete in evidenza, lo portate fuori dalla radice. Se lo portate fuori dalla radice, dentro vi resta 2 mk 2 m con f 2 k con f m con a al quadrato, quindi diventa 4 kf quadro m a quadro più 3 kf quadro t a quadro, perché questo va tutto fuori dalla radice, giusto? Questo termine lo chiamo a per semplicità di calcolo, e il secondo termine, dove k con f non c'è, resta solo questo, lo chiamo b. È solo semplicità di calcolo. Potete pure lasciare questa espressione, non cambia nulla. O se avete scritto la vostra formula su Excel, per esempio, risolvete rispetto a D e avete trovato la soluzione. Se fate i conti per tutte e quattro le formule, ci sono domande?
Se fate i conti per tutte e quattro le formule, quello che viene fuori è questo. Qua ci vediamo tutti. Per Gerber il diametro D in millimetri è 25.565, per la ASME 25.54, per Soderbergh 26.65 circa, per Goodman 26.42 circa. Va bene? Allora, come vedete, ritroviamo quanto avevamo detto a lezione, che non so se poi ci sia l'errore, scusami. Allora, è giusto. Come vedete, qual è il diametro più alto che viene fuori? Questo. Significa che l'equazione di Soderbergh è quella più conservativa, giusto? Cioè dovete fare per avere vita infinita, per stare qui, riporto le curve, Soderbergh, Goodman, parabola e ellisse. Se io metto la retta di carico, qui il punto è qui. Questi sono i punti di intersezione che io ho trovato, che mi hanno dato questi diametri. Chiaramente, poiché sono la curva più bassa, per stare dentro quest'area, quindi non avere rottura a 10 alla 6 cicli, questo diametro deve essere più grande, devo reggere meglio il carico. Quindi Soderbergh è quella più conservativa, Gerber e Asme grosso modo sono in una condizione in cui danno più o meno lo stesso risultato, e Goodman è a metà strada tra queste due e Soderbergh. Va bene? Quindi a seconda dei casi userete le equazioni più opportune. Vi ripeto, questa per esempio è molto usata per i serbatoi in pressione. Questa vedrete è molto usata per tutta una serie di componenti meccanici, quali le molle per esempio. Va bene? Volta per volta userete quella più opportuna. Chiaro, ci sono domande? Allora, oggi cominciamo a vedere quelli che sono i componenti meccanici, alcuni dei componenti meccanici che affronteremo nel corso. Cominciamo da un elemento più semplice che probabilmente conoscete, che è il cuscinetto. Il cuscinetto è un elemento che serve a mettere in collegamento organi in rotazione, garantendo la rotazione di questi organi con il minor attrito possibile. L'esempio più semplice di cuscinetto che conoscete sono le cosiddette bronzine, cioè del materiale interposto tra un asse, per esempio, e una ruota, in maniera tale che la ruota possa girare intorno a quest'asse con il minor attrito possibile e riducendo al massimo l'usura. Solitamente questi cuscinetti li vedete applicati spesso sugli alberi di trasmissione, assi e via discorrendo. Sono fondamentalmente, li possiamo dividere in due tipi, quelli di strisciamento e quelli di rotolamento. Quelli a strisciamento è un pezzo di materiale, una boccola, una bronzina, come dicevamo, inserita tra le due parti che sono in rotazione. Quelle a rotolamento invece sono costituite in una maniera un pochino più complessa, ma che sfruttano il fatto di poter avere
non a contatto direttamente delle parti che strisciano, ma tra le parti ci sono dei componenti che possono rotolare, come ad esempio delle sfere. Voi avete visto qualcosa sulla teoria di Hertz, qualcosina la rivedremo. Credo che a meccanica delle macchine dovreste aver visto qualcosa sulla teoria di Hertz, sui problemi di contatto. Faremo noi anche qualche altra cosa. Ovviamente i secondi sono un pochino più complicati dei primi, chiaramente i primi sono meno costosi e per certi aspetti è preferibile utilizzare con lo strisciamento che con l'arrotolamento. Vedremo quali sono questi casi. Qui riportati trovate alcuni dei siti disponibili su internet di case produttrici di cuscinetti. Su questi siti trovate un sacco di informazioni, trovate la possibilità di scegliere il cuscinetto dando semplicemente il diametro dell'albero, ci sono norme tecniche, quello che volete. Provate a curiosare, troverete tutto un sacco di informazioni disponibili. Sui cuscinetti a strisciamento, se preferite dal tetto radente, vengono chiamate comunemente bronzine perché solitamente quando si mettevano a contatto due componenti in acciaio si preferiva fare la parte che serviva per che andava consumandosi con lo strisciamento con un materiale più debole come il bronzo, in maniera tale da consentire un più agevole strisciamento ma un ricambio del materiale meno costoso. Qui si ha direttamente, pensatelo messo sull'albero, direttamente lo strisciamento, l'albero gira all'interno di questa boccola, quindi striscia la superficie dell'albero, striscia sulla superficie interna della boccola e consente la rotazione dell'albero. Lo tiene perché lo deve sostenere, ma ne consente la rotazione. Può essere semplice, cioè con attrito diretto, oppure ci può essere dell'olio, e agevola lo strisciamento, mentre invece quelli di rotolamento, come vi dicevo, hanno degli elementi volventi a contatto tra albero e altro componente, componente di tenuta. Generalmente sono delle sfere, dei rulli o dei rullini. Questo perché? Perché l'attrito volvente, dovreste sapere, è minore di quello radente e quindi tendono ad avere degli attriti minori. Questo è un esempio di cuscinetti a strisciamento. Come vedete sono fatti in maniera tale da poter consentire di infilare l'albero dentro, eventualmente questi poi sono infilati a loro volta in un altro, in quello che si chiama magari mozzo per esempio, e consentono poi all'albero di girare all'interno di questo componente. Come è fatto un cuscinetto da strisciamento? Solitamente ha uno strato di bronzo poroso, può avere un nastro di acciaio, un'eventuale protezione superficiale e poi delle sostanze che agevolano lo scorrimento di questa bronzina. Anche qui trovate i riferimenti, questo l'ho preso da chi li vende, quindi potete andare a trovare tutti i riferimenti, le varie tipologie, ne esistono a centinaia, quindi potete scegliere chiaramente quello che più vi serve per la vostra applicazione. In genere quello che si fa è un diametro della bronzina leggermente maggiore, decimi di millimetro anche meno rispetto al diametro dell'albero, in maniera tale che ci possa essere un piccolo gioco, ma che questo gioco non sia troppo eccessivo. Ovviamente devo scegliere dei materiali opportuni, quindi sceglierò materiali con basso coefficiente di attrito, con elevata resistenza meccanica e resistenza a fatica, soprattutto fatica superficiale, buona durezza superficiale. Anche questo è un fattore importante perché con lo strisciamento possono aumentare le temperature, se mi varia la proprietà del materiale, per cui il materiale ha
cambia rapidamente e diventa molto più duttile, o si allarga troppo si blocca il componente, quindi deve avere comunque una caratteristica meccanica che sia costante a variare la temperatura, deve resistere alla corrosione se c'è agente acido e deve ovviamente poter dissipare facilmente il calore. Più complesso invece il cuscinetto di rotolamento. Il cuscinetto di rotolamento il più semplice è fatto da due superfici, questa interna che è solida all'albero, viene calettata sull'albero, questa esterna che generalmente viene agganciata al pezzo che deve tenere l'albero, con delle sfere all'interno. Quando l'albero gira si porta dietro questo, il contatto avviene solo sulle sfere e quindi l'albero può tranquillamente girare sostenuto da questi cuscinetti. Noi avete visto negli esercizi li consideriamo sempre come appoggi, cioè come dei vincoli, carrello o cerniera, perché consente la rotazione. Alcune tipologie di cuscinetto, lo vedremo, consentono la rotazione e bloccano anche lo scorrimento, alcuni, altri no, sono quelli assiali, per dire. Quindi questa è la configurazione tipica di un cuscinetto a rotolamento: ha un anello interno, un anello esterno e delle spalle più o meno elevate, più o meno accentuate per evitare la fuoriuscita delle sfere dentro. Poi può avere delle caratteristiche un pochino più complesse, può avere una gabbia, può avere delle tenute se per caso c'è del lubrificante dentro, invece di essere a sfera può essere fatta a rulli. Vedremo tutte le varie tipologie, volta per chiaramente più complicata è la configurazione del cuscinetto, più il cuscinetto costa. In più, molto è legato alla cosa state progettando. È un cuscinetto che devo utilizzare su un giocattolo di un bambino, o è un cuscinetto che va su un meccanismo di apertura di un componente la cui rottura può causare la perdita di vita umana? Quindi è chiaro che a seconda dell'applicazione del cuscinetto sceglierò la complessità o meno del cuscinetto. Fondamentalmente il cuscinetto è fatto, come vi dicevo, da una pista, ovviamente, e da delle sfere che scorrono in questa pista. La sfera ha un raggio di curvatura ovviamente più piccolo rispetto alla scanalatura, e la capacità di carico del cuscinetto, cioè il carico massimo che un cuscinetto può sopportare, dipende fortemente dalle tensioni di contatto, dalle tensioni erziane di contatto che si sviluppano nel contatto tra la sfera e la pista. I cuscinetti più semplici si assemblano in questo modo: metto prima le due piste, poi inserisco tutte le sfere da un lato e poi alla fine dispongo le sfere al centro ed eventualmente metto delle tenute esternamente. Questo è il modo più semplice di assemblare un cuscinetto. Ovviamente la tipologia di cuscinetto, a seconda del tipo di cuscinetto che io scelgo, qui ve lo sto facendo vedere in inglese, forse è il caso poi di rivederlo sui manuali dell'SKF, la tipologia di cuscinetto serve per determinate cose. Ad esempio, se io voglio evitare che l'albero scorra lungo il proprio asse, devo scegliere un cuscinetto che si chiama assiale, cioè che sia configurato in maniera tale da impedire questo scorrimento. Se per esempio l'albero si può flettere leggermente, può avere un picco vicino al cuscinetto, ci può essere un piccolo angolo rispetto alla linea assiale dell'albero, magari invece del cuscinetto a sfera vado a scegliere un cuscinetto a rulli o a rulli conici che mi consente un maggiore gioco. Ovviamente, ripeto, tutto questo dipende poi dalla tipologia di albero che state progettando. Vi faccio alcuni esempi. Un cuscinetto può essere sottoposto a varie tipologie di carico. Il carico più semplice è quello radiale, cioè
questo è l'albero, il cuscinetto deve sopportare il peso dell'albero e delle ruote dentate che sono state messe sull'albero, per esempio. Quindi è solo carico radiale, deve tenere soltanto il peso. E quello è il cuscinetto radiale. Poi ci può essere il caso del cuscinetto che deve tenere soltanto lo scorrimento lungo l'asse, quindi il carico assiale. Nella maggior parte dei casi le tipologie di carico sono dei carichi combinati, che sono l'insieme di assiale e radiale. Il cuscinetto è un pochino più complicato, ma si può fare, vedete, in maniera tale da garantire sia la tenuta assiale sia la tenuta radiale. La percentuale in genere è quello che fa il progettista quando progetta l'albero, lo va a comprare già fatto il cuscinetto, o si mette in contatto con un'azienda e se lo fa costruire dall'azienda, perché comunque sono richieste una serie di prove di affidabilità, di esperienza. Certo, lo potete pure mettere a progettare il cuscinetto, dovete fare tutta una serie di calcoli su quelle che sono le vostre tensioni assiali sulle sfere che avete messo dentro o sul cuscinetto. Tensioni di contatto, scusate. Bene. Ovviamente anche i montaggi dipendono dalla tipologia di carico che voi dovete reggere. Qui vedete non c'è nessuno spallamento, sta reggendo il carico radiale. Qui invece ci sono gli spallamenti dove vengono poggiati i cuscinetti, per esempio. Qui c'è un esempio un poco più completo, in cui è stato inserito qui un cuscinetto a rulli e non a sfere, perché la sfera sta usando dei rulli cilindrici. Qui c'è il cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, quindi è un cuscinetto che tende a tenere anche il carico assiale. E poi abbiamo invece l'altro cuscinetto, che è questo qui, il numero 13, credo. No, che è sempre comunque un cuscinetto a rulli, questo qui, che ha però degli anelli di tenuta, quindi le tipologie di montaggio sono varie. Lo posso tenere tramite, vedete, agganci di questo genere, oppure lo posso poggiare agli spallamenti dell'albero. Questo poi dipende da quando io, una volta definito l'albero, procedo alla scelta dei cuscinetti, modifico i diametri se serve e aggiorno il diametro dell'albero. Quello che noi abbiamo visto con gli esercizi di dimensionamento statico a fatica dell'albero è il diametro di primo tentativo. Poi io devo tener conto di tutti i pezzi che devo calettare sopra per modificare opportunamente quel diametro base. Chiaro? Sulla verifica invece vado a verificare qual è la sezione critica tra queste e verifico se quella regge i carichi. Come si sceglie un cuscinetto? Questi, come dicevo, scusatemi, sono cuscinetti un po' più complessi. Questi sono quelli di tipo obliquo, per esempio. Troverete tutto sui manuali. Qui ci sono altri esempi di cuscinetti. Ognuno di questi tipologie di cuscinetto serve per particolari funzioni. Ci sono per esempio quelli autoallineanti, quelli a doppia corona di sfere per reggere meglio il carico, ci sono quelli reggispinte, sono quelli assiali ovviamente, sia normali sia autoallineanti e via dicendo. Questi per esempio è un esempio di cuscinetto a tenuta stagna, perché ci hanno dentro del lubrificante e quindi è chiuso in maniera tale da non far uscire il lubrificante. Qui ci sono ancora altri esempi. Questo è quello semplice, questo è con le guarnizioni striscianti, questo invece è con corona doppia, c'è una doppia corona di sfera e di tenuta. Ancora altri esempi di cuscinetti, questi sono quelli a rulli. Queste sigle non ve li commento perché sono le sigle che usa l'SKF, li trovate sui manuali, se voi aprite il manuale dell'SKF trova quelle sigle. In realtà è probabile che altri rivenditori poi magari possano utilizzare sigle diverse. Vediamo la cosa più importante: come faccio a scegliere un cuscinetto? Quali sono i criteri di scelta di un cuscinetto?
Io ho fatto un dimensionamento dell'albero nel primo tentativo, quindi ho un albero con un certo diametro, devo scegliere il cuscinetto. La prima cosa che salta agli occhi è, qui sono alcuni dei criteri, lo spazio disponibile. Che vuol dire lo spazio disponibile? Sicuramente la corona interna del cuscinetto deve andare sull'albero che io ho dimensionato, quindi un parametro fisso ce l'ho, che è il diametro dell'albero. Il cuscinetto io lo devo infilare su quest'albero e quindi il diametro di questa parte qui già ce l'ho. Poi lo spazio, sempre per parlare dello spazio disponibile, e devo vedere quanto è il rullo superiore. Vedete, qui è un cuscinetto a rulli, qui sono i rulli direttamente appoggiati sugli alberi, qui c'è una corona esterna, qui addirittura è più complesso, c'è anche la corona interna e sono anche più resistenti. Vedete lo spazio che occupa questo e lo spazio che occupa questo? Se io l'albero lo inserito in una scatola, per intenderci, ho un certo spazio limitato, quindi devo valutare se è più opportuno utilizzare questo, dove però è tutto scoperto, o questo invece dove è tutto chiuso. Questo occupa meno spazio rispetto a questo, ma questo è più protetto. Chiaro? Quindi bisogna andare a valutare volta per volta quello che mi serve, e la stessa cosa vale sulle dimensioni trasversali. Ne uso uno più stretto e ne uso uno più largo. Quindi sicuramente lo spazio disponibile è uno dei parametri da tener conto nella scelta dei cuscinetti. Un secondo parametro sono i carichi. Vi ho fatto l'esempio prima. Devo reggere un carico assiale o un carico radiale? Devo reggere un carico misto, ma con quanta percentuale di carico radiale e quanta percentuale di carico assiale? In funzione di questo andrò a scegliere il cuscinetto più opportuno. Sono carichi molto forti, devo mettere un cuscinetto su un braccio di un escavatore o devo mettere un cuscinetto su un giocattolo di un bimbo? Chiaro, questo diventa fondamentale nella scelta poi del cuscinetto che io devo andare a utilizzare. Il disallineamento, cioè posso consentire dei piccoli giochi, cioè dei piccoli giochi tra l'albero e il cuscinetto mi creano problemi oppure no nel funzionamento? E quindi anche che tipo di precisione mi serve? Qual è la velocità di rotazione dell'albero? Che silenziosità voglio raggiungere? Qual è la rigidezza richiesta? Facilità di montaggio e smontaggio, anche questo può essere un fattore fondamentale. E poi il discorso delle protezioni. Vediamo il discorso del carico, come vi dicevo. La differenza più forte è tra la tipologia di carico assiale o radiale, cioè se il carico agisce lungo il raggio della corona o lungo l'asse. Questo diventa fondamentale, perché è chiaro che se io prendo un cuscinetto radiale e lo carico lungo l'asse, quello si disassa e le sfere escono fuori e non svolge la funzione che dovrebbe svolgere. Quindi sicuramente il discorso della direzione del carico è importante nella scelta del cuscinetto. Nel caso di carico combinato devo andare a verificare qual è il cuscinetto che meglio mi tiene il carico combinato. Se ho carichi combinati elevati, magari un cuscinetto a rulli fatto in questo modo con un certo angolo rispetto all'asse dell'albero dei rulli può garantire una resistenza maggiore. Come al solito ribadisco il concetto: più complicato è il cuscinetto, più costa, quindi di questo più pesa anche, quindi bisogna tener conto di questo. Per cui poi alla fine anche il disallineamento, vedete, questo è quello che consente disallineamenti maggiori, cioè inclinazioni maggiori dell'albero, del cuscinetto con arrulli obliqui, questi sono addirittura rulli conici in realtà, quindi consente un maggiore gioco rispetto a questo che mi consente di. In genere il progettista, quando va a scegliere il cuscinetto, quello che si trova davanti sono delle tabelle di questo tipo. Li trovate, ovviamente, vi ripeto, se andate a chiedere all'SKF o a un qualunque rivenditore
un manuale di questo tipo, trovate una serie di tabelle, vedete? Questo è un esempio di tabella, un pezzetto di tabella che ho riportato. Qui voi trovate tutte le informazioni ovviamente su quali sono le grandezze, perché trovate il disegno con la geometria e quali sono i parametri pure relativi al cuscinetto che state considerando. Ma fondamentalmente la prima cosa che voi andate a vedere è, facciamo un esempio, io ho dimensionato l'albero, il mio albero ha un diametro di interno di ha un diametro massimo, un diametro nella sezione dove devo mettere il cuscinetto di 4 mm. La prima cosa che faccio è devo reggere un carico, per esempio, che sia soltanto radiale. Prendo il manuale della ditta che distribuisce il cuscinetto, che ho scelto, mi vado a vedere quali sono i cuscinetti radiali, dei cuscinetti radiali vado a vedere quello che mi serve, per esempio me ne serve uno semplice a sfere, mi trovo qual è il diametro interno della corona, 4 mm, i 4 mm vedete quanti ce ne sono? Ce ne sono tanti, ne produce tanti l'SKF con diametro interno a sfere come lo volevo io di 4 mm. Quello che mi cambia è il diametro esterno, quindi l'ingombro. Per me l'ingombro esterno massimo che posso scegliere, che mi conviene scegliere, è 9. Di 9 ce ne stanno 3. Quale prendo di questi 3? Ci sono tutti questi parametri che riguardano gli spessori. Vediamo se c'è o c'è dopo. Eccoli qua. Che riguardano, tutti quei parametri riguardano quali sono le configurazioni delle corone. Quindi sulla base di quello posso scegliere questi, ma cosa più ancora importante, lo vedremo poi tra poco, è la scelta di questo parametro qui, che è il coefficiente di carico dinamico, cioè sarebbe un coefficiente di carico massimo che io posso sopportare per avere vita infinita con il 90% di affidabilità del cuscinetto. Vedremo quale formula, dove si applica. Forse era meglio fare prima la formula che la tabella, però adesso ci arriviamo. Comunque questo vi dice poi qual è il cuscinetto da scegliere, utilizzate quel cuscinetto e avete trovato il cuscinetto che cercavate. Ovviamente formule analoghe li trovate anche per altri rivenditori, sono tutti fatti allo stesso modo. In generale quello che è importante, nella scelta del cuscinetto, è la durata, cioè quanto deve durare questo cuscinetto. Dipende quale applicazione. Se io lo metto su una macchina che funziona, un generatore è perennemente in funzione 24 ore su 24, è chiaro che deve avere una durata, un'affidabilità di 100-200 per 1000 ore, per 10 alla 3, quindi sono. Se io invece lo devo utilizzare su impieghi saltuari, sono 4.000, 8.000, vedete, in funzione della tipologia di componente. Per esempio per i motori aeronautici, a volte il cuscinetto che viene usato dura più di questo, però comunque viene cambiato all'interno di quel funzionamento. Quindi la scelta del cuscinetto è anche in funzione della tipologia di applicazione che io voglio fare. Altro parametro, come vi dicevo, sono i fattori di carico, cioè vale a dire anche qui il tipo di applicazione che io voglio utilizzare, quindi se c'è urti molesti, se non ho urti, se invece devo applicarlo per gli ingranaggi commerciali o ingranaggi di precisione, a seconda della tipologia andrò a scegliere il cuscinetto ovviamente più o meno elaborato. Per fare un piccolo riassunto di tutto, io fondamentalmente devo scegliere sulla base di tre classi. Di problematiche.
Una è la tipologia di cuscino, quindi se voglio l'ingombro, la possibilità di movimento radiale o assiale, la possibilità di rotazione e via discorrendo. Poi le dimensioni degli endoscopi e infine una parte che riguarda il carico, la resistenza. Ci torniamo dopo su questa, prima voglio andare su un'altra cosa. La durata del cuscinetto si determina e viene suggerita, la trovate anche sul manuale dell'SKF, tramite questa formula. La durata in milioni di cicli del cuscinetto è data da questo coefficiente C, che è quello che avete visto nella tabella, il coefficiente di carico dinamico, diviso il carico equivalente che state applicando voi, equivalente nel senso che tiene conto, se è tutto radiale ci mettete il carico radiale, se è parte radiale e parte assiale dovete mettere in proporzione la parte assiale più la parte radiale, elevato un coefficiente, un esponente. Questo esponente vale 3 per i cuscinetti a sfere, 10 terzi, quindi 3,33 per i cuscinetti a rulli. In genere potete mettere direttamente sempre 3, tanto il conto torna sempre. Quello è 3,33, cambia poco. Quindi la durata, se io devo scegliere un cuscinetto e voglio che duri un milione di cicli, per esempio, devo scegliere, devo tornare su quella tabella, tornare su questa tabella, prendere C, che è questo qua. Il carico applicato lo conosco perché io ho dimensionato l'albero, quindi so quali sono i carichi applicati sull'albero. P grande lo conosco perché il carico, C lo trovo da qui, l'esponente lo metto pari a 3 e riesco a stabilire qual è la durata in milioni di cicli del mio cuscinetto. Va bene? Questo qui è un coefficiente di carico dinamico, esiste anche quello statico, poi vedremo come utilizzarlo. Questo significa, quando vado a progettare il cuscinetto, che se io mi faccio due curve in funzione del numero di cicli, una è la curva della probabilità di sopravvivenza del cuscinetto e l'altra è la probabilità di guasto. Ovviamente più funziona il cuscinetto più aumenta la probabilità del guasto. Più aumenta l'uso del cuscinetto, più diminuisce la probabilità di sopravvivenza, giusto? Sono due curve, una aumenta, una diminuisce. Una è la probabilità di guasto, una è la probabilità di sopravvivenza. Da queste si può ricavare, quindi una è la probabilità di sopravvivenza, che è questa. Una è la probabilità di guasto. L'incrocio delle due mi dà la vita media del cuscinetto. Quindi, tramite questa relazione, io riesco a determinare la durata, l'abbiamo detto. Questa la conoscete bene. E quindi se io riporto in ascissa il carico, in ordinata la durata, quel parametro C che voi avete è quello a 10,6 cicli. Quel parametro C2 e viene utilizzata come al solito una relazione di tipo logaritmico che viene fuori da prove sperimentali sulla durata ovviamente dei cuscinetti, questi sono punti di rottura, l'interpolazione è sempre una retta e se andate a curiosare sullo scivolo trovate varie possibilità, questa che vedete è quella fatta con 90% di affidabilità, significa che il 90% dei cuscinetti si è rotto al milione di cicli. Questa invece è quella di progetto. Dal confronto potete scegliere il coefficiente di sicurezza che vi siete dati, non scendo nei particolari perché poi nella realtà, nelle applicazioni che lo faremo, sarà quello di determinato il diametro minimo dell'albero, andremo sul catalogo a scegliere un cuscinetto. Questo faremo. Una cosa dovete ricordare che è questa, cioè che il carico P
deve essere ripartito in quota parte percentuale di carico radiale e carico assiale. Ovviamente x e y li trovate sulle tabelle dei costruttori. E un'altra cosa importante è questa, che di solito si sbaglia sugli esercizi, che è la conversione tra durata in ore e durata in milioni di cicli. Va bene? Un ciclo corrisponde a un hertz, un giro al secondo. Quindi fatevi i conti e fate in funzione del numero di giri al minuto la conversione. Quindi questa è una formula, se volete la durata in ore, invertite questa equazione. Un altro esempio di montaggio dei cuscinetti, poi ci fermiamo un attimo, è questo. Vedete, questo è l'albero, questo è il supporto, questa è una ruota di un motociclo, questo è l'albero, ci sono due cuscinetti radiali a sfere rigidi che consentono la rotazione del supporto. Qui c'è la ruota, poi e come vedete questi due, ecco perché nella semplificazione dei calcoli uso sempre carrello e cerniera, perché uno impedisce le rotazioni, ovviamente tiene l'albero fermo, e l'altro è fatto in modo da impedire anche gli scorrimenti. Quindi più una cerniera e una carrello, ma in maniera tale da rendere la trave, quindi l'albero, isostante. Ecco perché io semplifico sempre quando devo trattare l'albero con i cuscinetti, ci metto sempre due vincoli, uno alla cerniera e uno al carrello, perché questo è poi che praticamente avviene. Chiaro? Prima di darvi un po' di riposo, vi volevo far vedere le rotture tipiche dei cuscinetti, sono di fatica superficiale. Questo vedete, forse avete visto qualcosa con Iacoviello di questo, non lo so, ma questi sono i classici esempi di fatica superficiale. Si consuma in particolare la pista, qui si vede meglio, vedete, si consuma in particolare la pista, per cui il cuscinetto comincia a fare rumore, sentite sulla macchina, qualcuno magari avrà sentito qualche vibrazione, qualche rumore tipo dei battiti, soprattutto a velocità lente, dovute proprio al fatto che si consuma la pista e quindi diventa più rumoroso il cuscinetto, si vibra un po' di più la ruota e c'è anche un riscaldamento maggiore della parte dello CPC. E solitamente la fatica superficiale è la rottura tipica di questo tipologia di cuscinetto. Ancora una cosa, poi trovate sui manuali anche dei fattori correttivi della vita che riguardano il tipo di affidabilità, la qualità dei materiali utilizzati sui coefficienti e un coefficiente relativo alla lubrificazione. Poi ogni ditta che produce cuscinetti ha dei parametri, in genere poi si copiano tra di loro, quindi sono più o meno simili, però diciamo poi ogni ditta ha dei parametri che tengono conto di. Ci fermiamo un attimo, poi ripetiamo.